situazione. Eccoci qua, siamo arrivati a Roma, Tiana un po' stanca. Ciao ragazzi, siamo appena arrivati nella nostra camera dell'albergo qui a Fiumicino. Devo dire che la camera è decisamente molto molto bella. Quattro cuscini, noi infatti abbiamo l'abitudine di dormire con due cuscini a testa, piccolina ma moderna. Andiamo a vedere il bagno, una bella doccia, una bella signora, una camomilla prima di andare a letto, e l'una e 37. Dirigiamo al banco 404 Emirates, il nostro volo è l'EK100. Le porte stanno per chiudersi. E domani c'è un tizio che ci guarda strani, c'è un tizio che ci sta guardando strani. Di uno. Grazie. Siamo finalmente seduti comodamente ai nostri posti qui sul volo Emirates EK100. Prime impressioni sono da 0 a 10, 10. Abbiamo anche la presa elettrica. Ci hanno dato una bella coperta, un bel cuscino molto comodo, un paio di cuffie che ancora non ho aperto. Ci hanno servito prima una salvietta, profumo di limone. Questo è l'aereo. Faccio una panoramica. Bello, ci sono 3, 4, 3. Sono giù. Questa è la prima classe, siamo appena atterrati a Dubai, stiamo uscendo dal gate per recuperare i bagagli. Dubai! Ehi, Dubai! Ecco il mega aeroporto finalmente! Come potete notare, l'aeroporto più trafficato al mondo, non c'è un'anima. Ragazzi, fa un caldo, caldo infernale. Vorrei riuscire a trasmettervi il calor Dubai. Ciao, grazie. This is downtown. Yes, yeah, okay. The old city of and right hand side, this is the new part of Dubai. Siamo a Dubai, il transfert ci sta accompagnando all'hotel Media One Hotel. Quella che abbiamo visto dall'alto. Siamo, come potete vedere alle mie spalle, a Dubai Marina. Siamo sulla famosa Marina Walk. Devo dire, a mio avviso, immaginavo Dubai. La parola immaginavo, che è più facile vederla dal vivo che sinceramente descriverla.
molto molto, prime impressioni, molto molto bella. Left? No, no, nei supermercati. Ah, nei market. Ok. Dove sei? A Dubai Marina. Siamo sul Marina Walk. Fantasia sui nomi eccellenti. Pizza e pasta international. Prime impressioni comunque su Dubai, una città molto ordinata, molto pulita. Oggi vi facciamo vedere un'altra Dubai, un evento eccezionale, da 200 giorni non pioveva, 2014 non ha mai piovuto, così ci dicono gli operatori locali. Sicuramente non hanno le gomme d'acqua, quindi prevedo un bello scivolone, non abituati all'acqua. Non hanno la fogna, non hanno di vestighezza con la pioggia. E qua ne stanno sorgendo due altre? Anche il cemento qui hanno fatto color sabbia. Da notare la frutta sistemata in un ordine a dir poco maniacale. No. Lussuosi. No, no. Stiamo ancora girando nel grande Dubai Mall, veramente molto molto grande. Uno dei più grandi acquari al mondo. Wow.
Stiamo pranzando in un ristorante cinese con le pietanze che scorrono, come potete notare, una cosa molto molto strana. Per me è la prima volta. Faccio vedere un piatto. Com'è quello? Stiamo per assaggiare questo pezzettino di salmone, se riusciamo a mangiarlo con le bacchette. Scusi. Vediamo come sarà. Acqua. Water. Beautiful. Quanto è? Veramente, veramente molto buono. E naturalmente non potevano mancare questi. Una cascata molto particolare. Chiama? The fall qualcosa. E naturalmente non poteva mancare lui, venendo a Dubai, il Burj Khalifa. Buongiorno, siamo appena usciti dall'hotel, ci stiamo dirigendo in direzione
spiaggia. Temperatura ottimale oggi anche per fare il bagno. Oggi è festa perché è venerdì santo. Oggi è Ramadan. Ramadan, quindi molti negozi saranno chiusi. Qui stanno preparando un concerto. Mega concerto. È da giorni che stanno facendo prove tecniche. E il Vans party. Thank you. Taxi. Where are you from? I come from Bangladesh. Bangladesh. You see now Jumeirah. Yeah, Jumeirah Beach. Yes. Now there. You see everybody coming there. It's also good. It's beautiful. Yeah. You everybody come work. Come work. Yeah. Shopping, you see shopping? Ah, okay. Hey, come. No shopping. this building back, this building. Uh-huh. Same like. Ah, building. Okay. Tower. Yeah, tower. Okay. Con un taxi o un tassista molto simpatico ci ha portato al Jumeirah Beach. Stiamo facendo un piccolo tratto che ci porta da quei palazzi lì alla beach. Questa è la spiaggia, andiamo a vederla. Jumeirah Beach. Ho fatto una breve sosta alla spiaggia di Jumeirah, carina, non male, soltanto che non siamo venuti attrezzati da spiaggia, come vedete siamo in tenuta walking. Fa abbastanza caldo, però si sta bene, è un caldo secco, accettabile, si sta bene, meglio con i pantaloncini, però tutte queste strutture sono molto molto ben rifinite. Welcome to Jumeirah Beach. Yes. Che bella. Che bella, così opaca. Adesso prendiamo un coffee, speriamo che sia buono, ma se è lavazza dovrebbe starci. Il profumo è come sentirsi a casa. Maman, mon vélo, je crois qu'il est plus tout le temps pour accueillir les féminins.
Stiamo rientrando in hotel perché alle 15 abbiamo prenotato il Jeep Safari nel deserto. Esperienza nuova, vedremo di che si tratta. Aggiornamento a dopo. Sul walk sul Marina Walk, naturalmente in Dubai Marina. C'è un tizio che ci guarda strani. Magari siamo fortunati, dai, forse abbiamo beccato il periodo giusto. Noi siamo venuti qui novembre e siamo in novembre, quando in Italia fa freddo noi preferiamo andare all'estero. Qui abbiamo la Kayan Tower che si snoda, pazzesca come torre. Ci sono tantissime torri, ma quella, ragazzi, è bellissima. Stiamo andando a fare il Jeep Safari, un'ora di percorso e siamo nel deserto, finalmente. Jeep Safari. Queste sono praticamente le torrette che portano la corrente a tutta Dubai. C'è uno che sta sbiella. Attenzione! All okay? It's okay. Out. Very, very well.
un'esperienza molto molto unica. Molto molto unica. Siamo ancora a fare il tour con il Jeep Safari. Il nostro amico di viaggio Cameron. Ok, saluto dall'Italia. Ciao Vito. Hello. E il nostro Jeep Safari continua e c'è pure lui. Il nostro amico cammello. Aspetta. Ok, ti può zero su una ruota. Due. Tanto sì l'ultimo. Tanto sì l'ultimo, tu fanno che cazzo è? Basta, non sei giri capito tutto. Di squad. Conza. Okay. Conza. Ok. Ok. Shine drink. Thank you. Welcome. Tin tin. Sono pittule paesane fatte a Torre Paduli. Via, due pittule. Pittule paesane. Just know how to smile. Okay. Wait. اعمل حركه بسطها شوي هيك بس. طيب هيك هيك. شوي هيك شوي يعني. What you think? Ah, ecco, mi va meglio così una casserola. Ah, mi piace, vedo come sono appoggiata dentro tu. Beh. Ok, back. Ciao ragazzi, siamo nel campo dei beduini, sperduti nel deserto. Carino, sicuramente non è una cosa naturale, ma è stata ricostruita, però comunque nello stile. Fra poco ceniamo, non so se si riesce a vedere qualcosa, comunque è bello. Abbiamo appena fatto il giro con il cammello, piccolo giro, però è stato anche quello top. A dopo. Tacchino arabo e mentale. E mentale. Facciamo un bel panino a Vincenzo. Non ho più fame, No, ma io mangio, mangio. Quando mangio, mangio io. Oh, figlio, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Sai? Dove una buona notizia. A dopo. Vogliamo cambiare qualche denaro? C'è il cambio? Lo cambierò. Abbiamo trovato una torre. Già c'ha le luci a colore. Avete già capito a cosa serve. Le luci sono in tinta, quindi una bella insegnetta con la scritta Coste del Sud e il gioco è fatto.
Marina Walk, che l'abbiamo passeggiato in lungo e in largo. In largo. Più in largo che in lungo, dice. Soul. You've heard it all before, honest, but I know, left these years ago, I was young and I'm old, still care for the void, we don't need the past in our lives for tomorrow, never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love, what do we do to love, what do we do to love, when everything's said and done? What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done. Siamo appena arrivati al mercato delle spezie di Dubai. Diciamo che ha un'altra faccia Dubai. Questo è il mercato delle spezie, la Dubai antica, dove ci sono antichi mercati commerciali. Andiamo a vedere. Thank you.
Questa è Dubai Marina, tutto molto bello, tutto super pulito, ordinato. Tenete presente che per queste ringhiere c'è il personale che viene a lucidarle tutti i giorni, panchine in ferro e legno, cestini sempre puliti, spegni sigarette, illuminazione a LED, palme, tutto molto curato, nulla è lasciato al caso, all'abbandono o peggio al degrado. Che dire, Dubai è una città da vedere almeno una volta, minimo, visitarla ne vale sicuramente la pena. Imbarcazioni in stile tipico che normalmente di sera diventano anche ristoranti. L'illuminazione è veramente bella, non riusciamo a regalarvi le immagini notturne, si può vedere qualcosa lì sul totem, ma posso garantirvi che di sera sono veramente veramente molto belli. Ancora un'altra imbarcazione con lounge bar, se ne inventano tutte. Siamo al Burj Al Arab, finalmente, finalmente. Vai. Siamo Ararat, questa è la spiaggia, tutti a fare foto naturalmente. Siamo nella moschea di Abu Dhabi. Qui abbiamo dovuto lasciare le nostre scarpe. Splendore, giornata spettacolare. Tutto il posto è molto molto bello, tutto rifinito, marmo bianchissimo. Entriamo e vediamo se si può fotografare. (Ride)
Siamo all'interno della moschea di Abu Dhabi. Sicuramente se si viene negli Emirati Arabi viene a farci un salto, vale sicuramente la pena visitarla. Molto. Molto bello anche camminare scalzi. Il tappeto è molto morbido. Cerca di un ristorante. Vediamo che in questo quartiere di Abu Dhabi siamo un po' scesi di qualità attualmente. Vediamo di trovare qualcosa da mangiare. Sempre una grande city, eh? È arrivata la nostra pizza. Siamo ad Abu Dhabi, abbiamo trovato un ristorante in un Abu Dhabi Mall. Stiamo assaporando una pizza con mozzarella di bufala, ancora non sappiamo quale sarà il suo sapore. Antonio tribula con le salsine piccante, cerca di sperimentare sempre i sapori di oltreoceano. Insalata con kiwi e melograne. E no, cincerò anche. Ok, cincerò dentro, salmone. Salmone e feta. E feta greca. E a dopo. Ciao. I'm sorry. Oh, ok. Salute. L'Italia non può più essere. Siamo ancora al Dubai Mall. Abu Dhabi Mall. Brava da pizza, tutto big bus. Adesso usciamo fuori, abbiamo preso appena un caffè italiano, quasi buono, e chiamiamo un taxi e ci rechiamo al Coin Building Abu Dhabi Mall. Abbiamo appena acquistato questo paninazzo thailandese, che è kitchen, pesto e insalata. Vediamo come sarà. Thank you.
Appena fatto il check out, pronti a trasferirci. C'è la cerniera, Antonio. Finish. All in Dubai, in the war, in the job. Siamo a Dubai, mega aeroporto, l'aeroporto, uno degli aeroporti più trafficati al mondo, uno dei più grandi al mondo, uno dei più nuovi al mondo. Siamo, come vedete, seduti a al terra, mondo. Al mondo, al mondo, giù per terra. E ci sono tanti sedili liberi, ma non c'è sedie, stanno tutti giù per terra, il mega aeroporto. Con Agai. Andando a prendere il nostro Emirates. Prendi polo. 43. Per il nostro sedile. Ci accomodiamo. Ci vediamo dopo.